Benvenuti a questo incontro dialogo tra istituzioni italiane e spagnole. La conversazione di oggi si terrà tra il Museo di Arte Contemporanea di Roma, Macro, e la Fabbrica di Madrid. Il Macro si trova nel quartiere Salario Nomentano e occupa parte del complesso della società Birra Peroni. L'edificio, acquisito nel 1984 dal Comune di Roma, rappresenta un raro esempio in città di archeologia industriale. Dal 2018 la sua gestione è affidata all'azienda speciale PalaExpo. La collezione del Macro comprende circa 1200 opere d'arte di artisti italiani, principalmente della seconda metà del XX secolo. Abbiamo con noi il suo direttore artistico, Luca Lopinto. Nato a Roma, è stato curatore alla Kunsthalle di Vienna dal 2014 al 2019 e ha cofondato inoltre la rivista e casa editrice Nero. Fondata nel 1995, la Fabbrica è una realtà articolata e molto complessa. Sviluppa, partendo dal settore privato, progetti culturali contemporanei vincolati alle arti, la creatività e il design, come festival di cinema o mostre di fotografia ed arti visive per musei sia nazionali che internazionali. Nel 2013 ha inaugurato la sua nuova sede al centro di Madrid. Abbiamo oggi con noi Alberto Fesser, vicepresidente della Fabbrica, nonché fondatore e presidente di Fundación Contemporánea. Laureato in ingegneria, è consulente esperto in gestione culturale e direttore del Master di gestione culturale della Fabbrica. Buongiorno Luca, buongiorno Italia, come stai? Buongiorno, bene. Buenos días a todos desde la fábrica, desde Madrid. Me presento, soy Alberto Fesser, soy socio en La Fábrica, que es una organización cultural privada que este año cumple 25 años. En estos 25 años hemos puesto en marcha muchos proyectos culturales, siempre buscando fórmulas de colaboración con instituciones públicas y privadas, con empresas, con administraciones, siempre buscando unir fuerzas, reunir capacidades para poner en marcha proyectos valiosos en muchos territorios. Nos interesa todo, nos interesa el arte, nos interesa la música, nos interesa el cine, la literatura, la fotografía y para promover todas estas disciplinas utilizamos cualquier formato que pueda ser eficaz. Somos muy activos en editorial, publicamos muchos libros y algunas revistas, somos muy activos en el campo de las exposiciones, organizamos muchas exposiciones que luego procuramos girar por todo el mundo, y organizamos muchos festivales. Tenemos un gran festival de fotografía que cumple ahora 24 años, que se llama Foto España y que tiene mucha repercusión internacional. Organizamos algunos festivales de literatura. Acabamos de celebrar hace 2 semanas el Festival Eñe, que es un gran encuentro anual de los lectores con los escritores y con los editores. Y organizamos un festival de cortometrajes en Internet, que se llama No Todo Film Fest. Y también gestionamos muchos proyectos, no por iniciativa propia, sino trabajando para otras instituciones. Por ejemplo, ahora gestionamos todo el programa de actividades culturales del Real Jardín Botánico de Madrid, que es una suerte poder disponer de ese espacio único para programar actividades culturales. O, bueno, tantos otros proyectos que a veces son diseño de nuevos espacios culturales. A veces es gestión de programación, a veces es gestión de convocatorias, premios, bueno, todo. Y también muchas actividades de formación. Tenemos dos programas máster y alguna iniciativa más. Bueno, siempre estamos intentando renovar nuestra cartera de actividades para adaptarnos a los tiempos, para adaptarnos a las oportunidades o para intentar rellenar los huecos que queden sin cubrir. Esa es nuestra fórmula y esperamos en los próximos 25 años hacer muchas cosas nuevas. Nuestra tónica
siempre es el cambio, siempre estamos en un entorno cambiante, pero desde luego este año los cambios se han acelerado y de eso tendremos ocasión ahora de hablar seguro, Luca. Grazie Alberto per l'introduzione. Io invece dirigo un museo, il Macro, che è il Museo d'Arte Contemporanea di Roma, che è stato fondato quasi 20 anni fa, quindi all'incirca come età sono due istituzioni simili, seppur molto diverse. Infatti il Macro è un museo finanziato interamente dal Comune di Roma e ha una collezione di circa 1200 opere e un'architettura abbastanza particolare in quanto unisce un esempio di archeologia industriale che è l'ex fabbrica Peroni quando il museo aprì alla fine degli anni 90 e una seconda, diciamo, ala del museo che è questa parte, un corpo più moderno, nuovo, che è stato disegnato dall'architetta francese Odile Deck, che è inaugurato 10 anni fa. Io dirigo appunto il museo, il Macro, da gennaio di quest'anno, quindi in un momento molto, molto difficile per il mondo, ma anche per chi si ritrova a dover gestire, no, un museo e un'istituzione culturale. E quindi tutta una serie anche di interrogativi che già erano particolarmente urgenti prima, oggi lo sono diventati ancora di più. E io ho scelto di ripensare o di provare a presentare un modello alternativo di museo che rispondesse un po' a quelle che fossero, secondo me, le problematiche del modello museale così come lo conosciamo nel 2020, nel presente, nella società anche in cui ci troviamo. E quindi ho scelto di trasformare il museo, il Macro, in una mostra sostanzialmente, quindi in un progetto espositivo che è articolato in 3 anni, che è anche la durata del mio mandato, ed è intitolato questo progetto espositivo Museo per l'immaginazione preventiva, quindi anche nel nome un po' anticipava l'attitudine in cui tutti noi ci troviamo a lavorare e operare oggi. E è un museo pensato come un magazine, quindi in questo forse c'è anche un'attinenza con voi, e quindi ogni spazio espositivo del museo corrisponde a una rubrica. E questa è una rubrica diversa legata anche a linguaggi e discipline molto diverse, quindi forse la caratteristica più evidente nell'impostazione che ho dato al museo è quello della interdisciplinarità, che chiaramente non è nulla di nuovo, però forse qui il tentativo è di farlo per produrre una complessità piuttosto che produrre un intrattenimento. E c'è anche l'idea di superare l'idea del modello di museo, di mostre, di opera come lo intendiamo solitamente. Ad esempio una mostra in un museo, ma anche in una galleria, apre in un certo momento e chiude e quell'oggetto non cambia, come se fosse una natura morta. Nel come è impostato questo museo, l'idea è che tutto è in fieri, essendo una sorta di mostra di mostre. Però è interessante il fatto che la fabbrica, da quanto raccontavi, sostanzialmente è come se fosse una sorta di software, quindi non è tanto un hardware, non è un'architettura fisica. Esatto, ma... nunca lo había pensado así, pero me gusta mucho la metáfora. E in questo, nonostante invece il Macro ha un hardware, ha anche un'architettura molto, molto pesante, e molto grande, un museo di 10.000 metri quadri, che però è totalmente gratuito, e questa è un'eccezione in Italia, l'unico museo d'arte contemporanea gratuito. Dicevo, nonostante questa sua fissità, questa presenza dell'hardware, di avere un hardware molto, molto pesante, un po'
mi piace concepirlo e immaginare il macro come un software. E questo credo va anche in linea, sempre più in linea con quello che sta succedendo oggi, no? Anche il fatto che i musei durante la pandemia sono stati chiusi, così come le gallerie, tutti si sono riversati in uno spazio che in quel momento non era chiuso, che era il web. Però dico, ci sono tanti modi, quindi mi interessava capire come secondo te la pandemia e questo momento di emergenza si è rafforzato ancora di più il DNA di un'istituzione come Fabrica, o cioè in che modo per te si è legato, o voi avete risposto a questo? E poi anche dici, sono 25 anni da quando è stato fondato, no? La Fabrica, quindi vuol dire è stato fondato a metà degli anni 90, quando è stato anche un momento di grande vivacità culturale, credo sia in Spagna ma anche in generale anche in Europa. Cos'è anche cambiato secondo te dal 95 a oggi questo modello di... Bueno, en el año 95, cuando decidimos crear la Fábrica, el panorama cultural en España, había muchas cosas, pero todavía no era tan dinámico. Ten en cuenta que habían pasado todavía solo 20 años de la muerte de Franco, veníamos de vivir una dictadura donde la cultura pues no tenía tanto desarrollo, ni tanta libertad, ni tanto interés público, y donde además el modelo era muy centralizado en una capital, Madrid. España, a partir de la muerte de Franco, la llegada de la democracia, tiene una explosión de libertad, de desarrollo, y esto también se produce en el ámbito cultural, pero no es un fenómeno inmediato. Cuando estamos en el año 95, ya hay muchas más cosas, y ya hay muchas más cosas en toda España, porque la descentralización administrativa también hacia comunidades autónomas y hacia municipios permitió también crear un nuevo tejido cultural por todo el país. Pero eso es un proceso no tan rápido. Y cuando en el año 95 ponemos en marcha la Fábrica, todavía una de las razones, podríamos explicar, por la que damos este paso, es porque queremos ser sociedad civil. Queremos no limitarnos a la cultura que ya nos ofrecen las administraciones públicas o las todavía escasas instituciones privadas más sólidas que en aquel momento existían, y no queremos conformarnos. Queremos decir, vamos a ver si desde la iniciativa privada podemos enriquecer el panorama cultural ofreciendo nuevas cosas. Bueno, el momento era favorable, había mucho interés, había viento a favor y pudimos hacer muchas cosas. Tuvimos un frenazo terrible cuando llegó la anterior crisis económica, ¿no? Eso fue un desastre para el sector cultural. Tuvimos que recortar, reconstruir y lamentablemente dejar de hacer algunos de nuestros proyectos. Lo pasamos mal como organización, tuvimos que trabajar mucho para sobrevivir y volver a ponernos en pie. Y cuando estábamos en pie es cuando nos ha llegado esta nueva crisis de la mano de la pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, primero, que no hemos tenido más remedio que enfrentarnos a ella. Primero, por responsabilidad, por intentar salvar cada uno de nuestros proyectos culturales y darles continuidad y un poco por responsabilidad hacia el sector y hacia sus participantes y hacia sus públicos, pero también como empresa. Somos una organización privada, somos 40 y tantos trabajadores que teníamos que sobrevivir. No podíamos decir, bueno, hay una pandemia, estamos cerrados, este año no se celebra el festival, este año no sale la revista, este año no se hace. No podíamos permitirnos no seguir. Entonces,
nos hemos visto obligados a reinventar cada uno de nuestros proyectos para hacerlo posible, para salir adelante. El esfuerzo ha sido enorme, pero yo desde luego estoy muy orgulloso de todo nuestro equipo profesional, porque cada uno de nuestros proyectos ha sobrevivido reinventándose, adaptándose. Incluso yo ahora estoy optimista porque veo que hay un buen pulso en el sector, veo que hay ilusión, veo que hay iniciativas nuevas, veo que hay muchas ganas de superar esta etapa y afrontar. Y luego, claro, esto ha sido una escuela de urgencia donde hemos aprendido muchas cosas nuevas, donde algunos tabúes los hemos roto y donde estamos, nos hemos visto obligados a pensar todo desde cero. Y cosas que eran certezas o puntos de partida que no cuestionábamos, pues nos hemos tenido que obligar a cuestionarnos todo, lo cual que ha sido un ejercicio, yo creo, que en ese sentido muy, muy positivo, ¿no? Muy, muy violento, pero muy positivo. No sé si vosotros o si tú tienes la misma sensación, no solo del museo, sino de todo el sector cultural en Roma. No sé qué y en Italia, no sé qué tono percibes ahí, si es de cansancio, si es de desánimo, o como yo, empiezas a ver un tono de ilusión y de actividad y de nuevos proyectos. ¿Cómo lo estás viviendo? Parliamo oggi quando oggi è stato annunciato il nuovo decreto del governo. E è interessante che fai questa domanda ora, perché non hanno parlato di musei questo decreto che funziona da oggi al 15 gennaio. Hanno parlato di tante misure, ma non hanno nemmeno nominato gli spazi culturali, quindi musei, cinema, teatri. Che sono totalmente, sembrano invisibili agli occhi di un governo. Questo per me è molto grave, e da un lato l'entusiasmo che da un lato uno ha a continuare ad andare avanti, a ripensare i modelli, sia il museo, trovare anche nuove forme, anche di concepire il linguaggio della mostra, o pensare come, no, il digitale possa essere uno spazio altro, che non sia una semplice vetrina, ma possa essere un luogo di produzione. Ecco, tutto un po' l'entusiasmo che uno ha quando poi no, legge questo o assiste a quello che sta succedendo, è un po' deprimente. E quindi, nonostante già fin dall'inizio lavoravamo abbracciando l'improvvisazione, e chi sa cos'è l'improvvisazione? L'improvvisazione può esistere quando c'è una cornice, perché l'improvvisazione è rompere delle regole. Se non c'è una cornice è difficile, diventa molto caotico, no, il modo di operare. Quindi in questo momento credo un momento anche un po' difficile, uno è quasi spaesato, no? Perché non, almeno in Italia, non c'è una strategia chiara rispetto anche a quello che è il ruolo della cultura in questo paese, dove è un paese che poi è uno dei motivi principali per cui uno viene in Italia. Dal mio punto di vista, nonostante queste difficoltà, sono positivo, in quanto credo che un intero sistema, parlando adesso del mondo dell'arte contemporanea, il sistema dell'arte contemporanea ha, come dire, si è dovuto confrontare in modo molto diretto, in modo molto violento, anche con tutta una serie di questioni, anche di come dire, di tutta una serie di modi in cui questo corpo si agiva, che non erano assolutamente utili, giusti, e quindi questo aspetto è molto, molto positivo, nonostante poi il sistema dell'arte contemporanea, come sappiamo oggi, è diventato, rispetto a 40-50 anni fa, una vera e propria industria, no? E purtroppo ha cominciato a imitare sempre di più il modello di come il capitalismo funziona, e questo ha prodotto anche forse anche una confusione nel modo in cui i
diversi operatori e diversi attori in questo sistema lavorano. Quindi il fatto, mentre parlavi, no, di Fabrica, no, che è un'iniziativa privata, quindi rispetto a un museo che è pubblico e quindi ha anche una responsabilità ancora di più, una responsabilità diversa rispetto a un'istituzione privata, oggi viviamo una fase storica dove molti collezionisti decidono, in particolare in Europa, ma non solo, di invece di sostenere i musei, di aprire loro stessi delle fondazioni private. E questo ha anche prodotto il fatto che, ad esempio, un'istituzione come la Fondazione Prada a Milano, credo agli occhi di molte del pubblico o di molti cittadini, quasi non vedono la differenza tra una Fondazione Prada viene vista quasi come un museo agli occhi di molte persone. Quindi questo mi interessava anche capire qual è la percezione. Oggi forse le persone si limitano a un'offerta culturale a prescindere da chi provenga, o ancora senso il modo in cui un museo deve agire, perché in particolare questo invece in America vediamo come la programmazione dei musei è molto influenzata dal mercato e quindi è molto simile, è molto alimentata anche le scelte dei privati. Quindi questo, come dire, uno scenario come quello attuale è molto diverso dal sistema e dal paesaggio in cui i musei d'arte contemporanea, parliamo adesso anche in Europa, sono nati. Quindi questo è anche questo rapporto privato-pubblico rispetto al 95, oggi nel 2020, cos'è? Perché poi voi, Fabria, produce sostanzialmente dei grandi festival, e che sia un festival di libri, una fiera, di foto. Ecco, anche il formato festival, credo, in questi ultimi anni è diventato molto attuale. Cosa ne pensi? Bueno, y también es un formato, yo creo que es muy útil. Yo creo que en el ADN de la fábrica siempre hay un interés extraordinario por el público. Es decir, no nos interesa poner en pie actividades culturales para muy pocos, para el público de siempre, para los especialistas, para una élite cultural, digamos. Si nos interesa hacer cultura, tiene que ser para llegar a nuevos públicos, a pública, para acercar la cultura. Y para conseguir eso, pues buscamos siempre la estrategia que en cada caso, el formato que en cada caso nos permita conseguirlo, ¿no? Y por eso no nos importa hacer proyectos en los que la cultura vaya de la mano de la fiesta, o la cultura vaya de la mano del turismo, o la cultura vaya de la mano del vino, o de la gastronomía, o de la ciencia, o de cualquier otra cosa que pueda servir para acercar la cultura a esos públicos que todavía no están, ¿no? Y el formato festival, pues es una estrategia muy útil en este sentido, porque consigue acercar la cultura concentrando en una ciudad, por ejemplo, en un momento dado, en un mes o en un fin de semana, concentrando una gran actividad para todos los públicos, con mucha comunicación, con música, con fiesta, con muchos reclamos que permiten una gran difusión, ¿no? Y claro, un festival puede ser de muchas maneras. Mira, ayer he tenido ocasión de cerrar un proyecto nuevo de un festival de literatura que vamos a hacer en una región de España, de acuerdo con el gobierno regional, que es el gobierno de Castilla y León, que es una gran región en el centro norte de España. Y es un nuevo festival de literatura que, bueno, puede tener en común con otros festivales la temática, autores, libros, lectores, charlas, debates, pero en este caso el escenario va a ser muy diferente. En vez de suceder todo eso en un auditorio,
va a suceder en el patrimonio y en el paisaje. Entonces vamos a llevar la literatura a navegar por un río, a estar en un puente romano, a estar en un cultivo de vino, a estar en una bodega, a estar, y entonces, bueno, pues eso va a dar de repente un atractivo adicional a esos autores, a esas conversaciones literarias que van a ser tan valiosas como siempre, pero en este caso vamos a jugar a meterlas dentro de otro paisaje distinto, ¿no? Pero es otro festival que acabamos de hacer, que es el Festival Eñe, pues de repente lo hemos tenido que hacer en formato digital. Y eso ha sido pues un poco traumático, estamos acostumbrados a ese encuentro físico, y de repente el formato digital nos ha sorprendido en algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando antes hacíamos una conferencia en un auditorio donde había 100 sillas y se llenaban las 100 sillas y 10 personas más se quedaban de pie, nos parecía que era un gran éxito de audiencia, era el máximo posible. Si ahora esa conferencia en formato audiovisual la han visto 2.000 personas y como está grabada la pueden seguir viendo y cada día aumenta esa cifra y puede llegar a 5.000 o a las que sean, pues de repente has multiplicado el alcance por 50, lo cual seguro que es positivo. Y también la experiencia ya sé que no es la misma. O sea, hay limitaciones, pero también hay oportunidades. Entonces, bueno, a nosotros, yo creo, como organización, todo este shock de este año nos ha traído muchas preguntas. No nos ha traído tantas respuestas. Ya teníamos muchas preguntas y yo creo que ahora tenemos muchos más interrogantes que nunca, ¿no? Bueno, buenos sean. No sé si tú... Parlando di formati, durante il primo lockdown, che ti raccontavo l'altra volta quando ne parlavamo, al macro, oltre a diversi progetti digitali come abbiamo fatto tutti, ho voluto organizzare una mostra di un grande artista americano, Lawrence Weiner, in un contesto insolito in quanto è stata fatta d'estate, nel cielo del litorale romano, e qui è una mostra della durata di 10 giorni dove ogni giorno un aereo trainava un banner che di solito era un banner pubblicitario, ma che questa volta appunto si trattava di un banner con due parole in italiano e inglese, che è un tipico lavoro, no? Basato sul linguaggio di Lawrence Weiner. Quindi questo era un tentativo, come il digitale, di uscire dalla fisicità del museo, ma in questo caso rimanendo sempre in un ambito fenomenologico e soprattutto rivolgendosi a un pubblico che in quel caso non cercava la mostra. Siamo noi andati da loro. Mentre, e credo nel digitale questo avvenga, ma avvenga di meno, in quanto ovviamente è basato sui dati ed è legato molto a tecnologia e quindi anche lì c'è un aspetto, se vogliamo, un po' problematico, perché poi quasi tutte le istituzioni lavoravano su comunque dei social media come Instagram e Facebook, che sono, no, di multinazionali, con tutto anche una serie di questioni rispetto all'utilizzo dei dati, agli algoritmi. Quindi magari io mi arrivava un feed sulla fabbrica perché seguivo Foto in Spagna e quindi mi portava lì attraverso un feed. E questo chiaramente, in un momento dove tutti eravamo in casa, ha portato, come dicevi te, che delle conferenze che magari se fossero state fatte dal vivo sarebbero andate 60 persone, durante il lockdown erano seguite da 2.000. Sono dei dati chiaramente falsati. Quindi ora è curioso vedere cosa sta succedendo adesso. Che c'è un secondo lockdown, un lockdown più soft, però tutti gli attori no, del sistema culturale, direi internazionale,
in questa seconda fase sono molto più cauti nel inondare, perché è anche stato per molte persone, dopo, come ogni cosa, all'inizio erano tutti felici, però dopo 2 settimane Sì. era troppo, cioè Cambiava muy deprisa el mood, ¿no? l'offerta era superiore alla domanda. Luca, tengo que decirte que cuando el otro día me contaste el proyecto de las avionetas me pareció tan fascinante que luego se lo estuve contando a Claude Bissac, que es la directora de Foto España, y dije, tenemos que hacer algo con avionetas. Así que si en algún momento ves que en España hay algún proyecto de arte con avionetas, sí, seré yo que te he copiado la idea. Pues nosotros tuvimos una experiencia muy bonita también en Foto España, porque cuando estaba todo el mundo encerrado en casa, hicimos una convocatoria que primero fue digital de fotografía, se llamó Desde mi balcón. Entonces, invitamos a todos los fotógrafos a que compartiesen fotografías hechas desde su balcón, un poco desde su encierro, cómo estaban, qué estaban viendo, qué estaban sintiendo, qué estaban viviendo, ¿no? Y bueno, recibimos más de 50.000 fotografías y lo bonito es que luego eso se ha convertido en 50 exposiciones físicas que han tenido lugar en los balcones de las plazas principales de las 50 capitales de provincias españolas. Entonces, en cada una de las 50 ciudades, en la plaza mayor, en la plaza principal, en los balcones se han colgado estas grandes fotografías hechas por los fotógrafos de esa ciudad que habían hecho durante su encierro. Tan bonito que ahora una selección de esas fotografías cuelga ahora de la fachada del Centro Cultural de España en Washington. De manera que los ciudadanos de Washington pueden ver lo que los españoles veíamos desde nuestros balcones cuando estábamos encerrados. Bueno, como esas muchas ideas muy bonitas que en España han surgido y me figuro que en Italia y en todo el mundo también, de cosas que sin esta situación pues ni se nos hubieran imaginado, ¿no? No, infatti è un buon esempio anche di dimostrare che poi la mostra può essere tante cose, no? Può essere una mostra super. Ecco, questa è forse la parte più bella di quello che ha prodotto questa tragica pandemia. E direi il tempo a nostra disposizione forse è finito, però spero che continueremo questo dialogo Seguro, Luca. al vivo. No, ci vediamo subito. Ci vediamo subito, neanche presto, ci vediamo subito. Ciao. Ciao, piacere. Ciao.